zio Joe torna dall'Australia. Manca dall'isola dal 1930, fu dopo l'ultima grande esplosione del vulcano. Ad attenderlo allo scalo di Scari c'è soltanto il nipote Ferdinando. Perché i genitori non sono venuti a riceverlo? Zio Joe lavora a Sydney in un frutti shop. Tutta la colonia di strombolesi che c'è in Australia, quasi 20.000 persone fra figli e nipoti nati là, vivono del commercio delle frutta. Mele, albicocche. Qui nell'isola ci sono solo poche piante di pesco. Ferdinando, vai a scuola a salutare gli amici. Domani partirai con me insieme ai nonni per un viaggio lungo. I genitori di zio Joe abitano il quartiere di Piscità, il quartiere di pesca, che ripetute immigrazioni hanno reso quasi deserto. Ma perché né il padre né la madre erano alla prova? E questa è proprio questa. Ma questa? Ti viene di qua. Papà, vada! Ma non è qua, non qua. Non trova nessuno, una volta era verde questa cantina. Ma ho fatto un telegramma di Napoli, Dio! Sono amica ammalata. No, sono di questa parte, guarda. Oh, vai, vada, dove sei? Bene, anch'io bene. I genitori di zio Joe sono divenuti vecchi. Subartolo e Zamaria, come li chiamano qua, zio e zia. I 600 abitanti di Stromboli sono tutti parenti. La festa del ritorno è preparata da tempo. Subartolo, che è stato marinaio, ha costruito una nave di legno, un vapore. Le girandole e i trick-track fanno festa a zio Joe, che si è ricordato dei genitori e che domani li porterà con sé in Australia per una vecchiaia meno solitaria. Un accordo sull'immigrazione ha permesso a 60 vecchi di partire negli ultimi 10 anni da Stromboli con i figli. Dopo gli spari, attenuata l'attesa, zio Joe si stupisce del silenzio dell'isola. Ferdinando ha 9 anni, fa la quinta elementare. Le scuole sono sotto il piazzale della chiesa. Sono 3 classi, frequentate da 100 bambini. Sappiamo che la capacità è della botte è di 25 ettolitri. Il contadino ne perde... Oh, Ferdinando! Entra, Ferdinando, buongiorno! Il vostro compagno, Ferdinando, è venuto a salutarci, perché domani partirà. Difatti è venuto suo zio Joe, dall'Australia, per accompagnarlo laggiù a Sydney, dove lavora suo padre. Domani partirà. Bravo Ferdinando, a noi dispiace molto che tu parti, ma noi ti pensiamo sempre, è vero, anche tu ci penserai. Ecco bambini, percorriamo il viaggio che Ferdinando intraprenderà domani. Domani partirà da Messina, dopo attraverserà lo stretto di Suez, e dopo molti giorni di navigazione toccherà il primo porto dell'Australia, Fremantle. Dopo ancora giorni di navigazione arriverà a Sydney, nella città dove lavora suo padre. Chi di voi ha dei parenti in Australia? Io! Oh, bene. Quanti parenti. Caccetta, tuo padre, che cosa fa in Australia? Dove? Nel fruit shop? Sì. Bravo. E tu, Maria, chi hai in Australia? La zia. La zia. E tu, Francesca, in Australia? Lo zio. Che cosa fa tuo zio in Australia? Il bravo, il meccanico. Come vedete, cari ragazzi, l'Australia per Stromboli è una seconda patria. Maria, leggi, i nemici degli australiani. Guardate,
Quando i primi coloni inglesi andarono in Australia, tra gli altri animali domestici, portarono anche il timidissimo coniglio. Quei coloni che avevano non pochi pensieri per il capo, non si curarono molto dei conigli e commisero l'imprudenza di lasciarli un po' liberi per la campagna.